Un saluto a tutti, come avete visto dalla sigla, proseguiamo col secondo video di esercizi di riepilogo riguardanti le scomposizioni fatte fino a questo momento. Esercizi questa volta tratti dal libro Nuova matematica a colori 1, Algebra e geometria, autore Leonardo Sasso, editore Petrini. A alla quarta meno A² B quadro. È evidente che qui bisogna fare un raccoglimento fattor comune, quindi raccogliamo un A al quadrato e quindi scriviamo poi A quadro meno B quadro. A quadro meno B quadro è una nota differenza di quadrati, scrivibile come, quindi A quadro lo lasciamo, A meno B per A più B. Questo è molto semplice. Naturalmente, purtroppo, anche in questo caso, devo dire purtroppo, ci sono gli esercizi a fianco e questo ci può naturalmente portare solo cose negative. Io ritengo che sarebbe meglio che non ci siano gli esercizi, come ho già spiegato, chiedo scusa, i risultati a fianco agli esercizi, come ho già spiegato nel precedente video. 3x quadro meno 6x più 3. Come dobbiamo comportarci? Beh, dobbiamo comportarci in qui seguendo la scaletta delle scomposizioni, operando un preventivo raccoglimento normale di un 3, quindi diventa un x quadro meno 2x più 1. Attenzione che questa volta x quadro meno 2x più 1 è lo sviluppo del quadrato di un binomio, in particolare di un x meno 1 elevato al quadrato. Allora 3 che moltiplica x meno 1 quadro è il risultato di questa scomposizione. Andiamo avanti con un'altra, andiamo veloci. Qua abbiamo A quadro x meno B al quadrato x più A al quadrato y meno B quadro y. Dunque si può scegliere qui di operare in varie maniere. Allora, sicuramente va diviso il polinomio in due polinomi, ma si può anche scambiare gli ordini degli addendi. Io dico che qui, tenendo questo ordine, possiamo raccogliere a fattor comune una x nel primo polinomio, che è a quadro x meno b quadro x. Raccogliendo una x abbiamo un a quadro meno b al quadrato, così come possiamo raccogliere, direi, un meno y nel secondo binomio, a quadro y meno b quadro y. Ovvero, abbiamo quindi diventa anche qui un a quadro meno b quadro. Vedete come il raccoglimento parziale è stato fatto correttamente, perché adesso possiamo raccogliere a fattor comune un a quadro meno un b quadro e scrivere evidentemente scrivere la rimanenza, che è x meno y. Attenzione che x meno y ormai è irriducibile, a differenza invece di a quadro meno b quadro, che invece è riducibile, perché è una differenza di quadrati che abbiamo già scritto prima ed è scomponibile in a meno b, quindi per a più b, per naturalmente l'x meno y che già avevamo. A meno b per a più b per x meno y è la nostra scomposizione. Andiamo avanti, notiamo come gli esercizi del Leonardo Sasso rispetto a quelli degli altri libri da cui soliti siamo abituati a trarre gli esercizi sono forse un po' più facili, ma evidentemente in effetti non è un libro da liceo sperimentale, però ecco, diciamo che anche questi sono comunque esercizi importanti. Z che moltiplica x meno y, aperta tonda, x meno y, chiusa tonda, al quadrato, meno z elevato al cubo. Cosa dobbiamo fare qua? Beh, dobbiamo certamente raccogliere a fattor comune per prima cosa uno z, aprire la parentesi quadra e scrivere la rimanenza, ovvero aperta tonda, x meno y al quadrato, meno z cubo su z e z quadro. Questa qui dentro è una differenza fra due quadrati, di cui qua è un polinomio al quadrato, un binomio al quadrato, e questo è un monomio. Quindi scriveremo z che moltiplica a meno b, quindi x meno y meno z che moltiplica a più b, ovvero x meno y più z. Sciogliamo le parentesi dentro le quadre, trasformiamo poi le quadre in tonde, avremo z che moltiplica, aperta tonda, x meno y meno z per x meno y più z. Ma queste cose le abbiamo evidentemente già ampiamente viste. Andiamo a vedere quest'altro. Qui abbiamo un x alla quarta più 3x cubo più 3x quadro più x. Certamente la prima cosa è operare, come fino adesso abbiamo fatto, un raccoglimento a fattor comune normale, x che moltiplica, quindi viene un x cubo più 3x quadro più 3x più 1. Questo è un quadrinomio e ci fa pensare allo sviluppo del cubo di un binomio. In effetti lo è un x che moltiplica semplicemente un x più 1 al cubo. Se fate le prove, vi verrà così. Proseguiamo con altri esercizi. Proseguiamo e leggiamo uno dopo l'altro alcuni
gli esercizi selezionati da questa caterva di esercizi, non li faccio tutti, passiamo a questo, ax quadro meno 4x, meno 4axy più 4ay quadro meno ab quadro. Dunque, notiamo come in questo caso non è ben chiaro cosa si debba fare. Sicuramente una cosa da fare è, questo è chiarissimo, raccogliere a fattore comune un a. Nota ad avere un x al quadrato meno 4xy più 4y quadro meno b quadro. A questo punto però uno può dire, ma cosa posso fare? Beh, basta dividere il polinomio nella somma di un trinomio più un monomio, con questo meno in mezzo, dove riconosciamo questo come lo sviluppo, ora x quadro è il quadrato di x, 4y quadro è il quadrato di meno 2y. Perché meno? Perché se vado a moltiplicarli e poi per il doppio prodotto ottengo proprio meno 4xy, quindi questo non è altro che un x meno 2y al quadrato meno un b al quadrato. Allora vedete che il nostro a quadro meno b quadro, ecco la nostra differenza di quadrati, è a vale x meno 2y, b vale proprio b. Quindi questo lo possiamo scrivere come a che moltiplica aperta quadra, aperta tonda, x meno 2y meno b per aperta quadra, aperta tonda, x meno 2y più b. Il gioco è fatto, perché a questo punto sciogliamo le tonde, trasformiamo le quadre in tonde e avremo a che moltiplica semplicemente x meno 2y meno b per x meno 2y più b. Questo polinomio si scomponeva così. Inoltre volevo farvi vedere anche questi altri due, andando avanti sempre seguendo naturalmente questi esercizi, e volevo farvi vedere questo. Vediamo quest'altro, x alla settima meno 81x elevato al cubo uguale. Raccogliamo un x cubo a fattore comune, ho un x quarto meno 81. Ho x quarto meno 81, lo posso scrivere come un x tutto alla quarta meno un 3 tutto alla quarta, che è una differenza fra potenze pari uguali, che si può sempre fare, abbiamo visto, e si può scrivere come x cubo che moltiplica un x quadro al quadrato meno un 9 al quadrato, che è una differenza, l'ho trasformata anziché una differenza fra quarte potenze con una differenza fra di quadrati, scrivibile come x cubo che moltiplica x quadro meno 9 a meno b per x quadro più 9. Ma x quadro meno 9 ha un'altra differenza di quadrati, scrivibile come x meno 3 per x più 3 e poi per x quadro più 9 rimanente. Questa è la nostra scomposizione immediata. Dunque, volevo vedere questo adesso, che è nella variabile t, che sicuramente a chi è capitato, a chi interessa naturalmente questi esercizi e a chi ha questo libro, probabilmente avrà provato via un pochino di tempo. T quinto più t elevato al cubo più 1000 per t elevato al quadrato più 1000. Diciamo che questa qui, diciamo, è un quadrinomio che non ci dice niente, non sappiamo cosa fare. Il raccoglimento a fattore comune non si può fare. Quello che si può fare è dividere in questa maniera questo polinomio nella somma di due, che sono t quinto più t quadro più 1 per t cubo più 1000. Questo 1 per lo metto, ma potrei anche non metterlo. A questo punto qui cosa faccio? Raccolgo un t quadro nel primo polinomio e scrivo t cubo più 1000, che guarda caso c'ho anche dopo l'1 che moltiplica dall'altra parte. E allora vedete che posso raccogliere a fattore comune un t cubo più 1000 per la rimanenza, che è t quadro più 1. T quadro più 1 è un t al quadrato più 1 al quadrato, che è una somma di quadrati pari che non si può scomporre, ma t cubo più 1000 è una somma di cubi, perché t cubo è il cubo di t, 1000 è il cubo di 10. Allora lo possiamo scrivere come t più 10 per la scomposizione secondo la somma di cubi per il falso quadrato, che sarà t quadro meno 10t più 100, tutto che moltiplica t quadro più 1. E allora t più 10 che moltiplica t quadro meno 10t più 100 che moltiplica t quadro più 1 è la scomposizione che stavamo cercando. Dunque continuiamo e leggiamo questo, sempre tratto dal libro Leonardo Sasso, a quadro b quadro più a quadro meno 100 b quadro meno 100, simile a quello di prima, perché qui abbiamo un quadrinomio e anche qui capiamo che la cosa migliore è effettuare un raccoglimento parziale, cioè dividere il polinomio nella somma di due binomi. Quali però? Questi due non vanno bene. La cosa migliore, volendo potrebbero andare bene, quindi potremmo anche rimanere così. Quindi potremmo, vedete, scrivere a quadro qui, raccoglierlo, quindi dividere questo e questo, anche se io avrei preferito un'altra divisione. Però
diciamo che a quadro o biquadro più a quadro raccogliamo una quadro e scriviamo un biquadro più 1. Qui raccogliamo un meno 100 a fattor comune e scriviamo biquadro più 1. Vedete come in effetti anche così vada bene, raccogliamo un biquadro più 1 a fattore comune e quindi scriviamo a quadro meno 100. Attenzione che biquadro più 1, lo ricordo, è una somma di quadrati, perché b quadro è il quadrato di b e 1 è il quadrato di 1, di potenze uguali pari che non si può scomporre. A quadro meno 100 invece, tenendo conto che 100 è 10 al quadrato, è una differenza di quadrati, quindi possiamo scrivere b quadro più 1 che moltiplica sicuramente a meno 10 per a più 10. Vediamo come il sasso è molto fissato, diciamo, mi piace mettere queste potenze di 10. Ecco qua, questa è la nostra scomposizione. Andiamo avanti con un altro, che è questo 3y aperta tonda x al quadrato meno 1 chiusa la tonda più 2x quadro meno 2. Bene, anche qui così com'è questo polinomio, diciamo, ci dice poco. Possiamo nuovamente operare un raccoglimento parziale, quindi dividere il polinomio nella somma di questi due. Allora qua lascerei 3y che moltiplica x quadro meno 1, che è già scomposto, anche se x quadro meno 1 si può scrivere come x meno 1 per x più 1, e qui raccogliendo un 2 avrei un x quadro meno 1, tanto poi lo faccio dopo. A questo punto raccolgo a fattore comune un x quadro meno 1 e scrivo la rimanenza, che è 3y più 2. 3y più 2 è un binomio di primo grado che non si può più scomporre, si può scomporre x quadro meno 1, che è una differenza di quadrati scrivibile come x meno 1 per x più 1 per appunto 3y più 2, ed ecco la nostra scomposizione fatta. Andiamo avanti con un altro, che è questo. Dunque qui abbiamo un a cubo b al quadrato, passiamo naturalmente avanti a qualcuno, più ab quarto più ab quadro c al quadrato più 2 a quadro b al cubo meno 2 a quadro b quadro c meno 2 a b cubo c, polinomio infinito. Leggiamo, contiamoli intanto. Allora, rileggiamoli, contiamo: a cubo b quadro più a b quarto più a b quadro c quadro più 2 a quadro b al cubo meno 2 a quadro b quadro c meno 2 a b cubo c. Dunque, nel video precedente vi ho dato una dritta. Contiamo i termini: 1, 2, 3, 4, 5, 6 termini. 6 termini, sviluppo del quadrato di un trinomio. Ci potrebbe far pensare questo. Verifichiamolo se lo è. Intanto controlliamo se è possibile raccogliere qualcosa. Direi proprio di sì. Abbiamo sicuramente da raccogliere qui, a fattor comune, a mio parere, un A, certamente, massimum divisore fra A cubo, A quadro e A, ma poi anche un, certamente, B al quadrato, perché B quadro, B quarto, B quadro, B cubo, B quadro, B cubo, massimo condivisore B quadro. Quindi raccogliamo, fattore comune, un A, B al quadrato, scriviamo le rimanenze. Qua rimane un A al quadrato, qui rimane un più B al quadrato, qui rimane un più C al quadrato, qui rimane, vedete che il sasso qui è buono, ce li lascia in ordine, qui ci rimane un 2 B, un 2, chiedo scusa, AB, qui ci rimane evidentemente un meno 2 AC e qui un meno 2 BC uguale. È evidente come con AB quadro davanti, questo è chiaramente lo sviluppo del quadrato di un trinomio, lo è, e lo dico che lo è, lo dico forte, perché abbiamo che A quadro è il quadrato di A, B quadro è il quadrato di B, C quadro è il quadrato di C, quindi sicuramente ci mettiamo A, B e C. Vediamo i segni: 2AB più, quindi più, abbiamo un meno 2AC, quindi meno, d'altronde anche meno 2BC. AB quadro che moltiplica A più B meno C al quadrato è lo sviluppo che cercavamo. Andiamo a leggere questo: 3x cubo meno 18x quadro più 36x meno 24. Abbiamo fatto qualcosa del genere in passato,
Prima cosa, controllare se è possibile fare un raccoglimento a fattore comune. Lo è possibile, sicuramente del 3. 3 che moltiplica x cubo meno 6x quadro più 12x meno 8. Beh, a questo punto vediamo bene come x cubo sia il cubo di x, 8 sia meno 8 sia il cubo di meno 2. Allora ipotizziamo, ma non c'è, ne siamo sicuri, questo è lo sviluppo di un x meno 2 al cubo, in quanto x cubo, meno 2 al cubo è 8. Triplo prodotto del quadro del primo, che è 3 per x quadro per meno 2, meno 6x quadro è quello qua. Triplo prodotto del quadro di meno 2, che è 4 per 3, 12x più 12x. 3 che moltiplica x meno 2 al cubo è la scomposizione che volevamo. Andiamo avanti con questo, che è un 4a elevato al quadrato meno 12ab più 9b elevato al quadrato meno 25. Attenzione adesso a questo. Intanto, controlliamo come al solito se è possibile effettuare un raccoglimento a fattore comune. Qui in questo caso direi proprio di no, in quanto direi che qui non è possibile farlo. Direi allora forse un parziale. Un parziale direi proprio di sì, perché direi che in questo caso starei molto attento a come effettuarlo, questo eventuale raccoglimento parziale. Dunque, notiamo come lascerei l'ordine che c'è, cioè dividerei il polinomio nella somma di questi due. Per adesso proverei, naturalmente facciamo dei tentativi. Qui raccolgo sicuramente il fattore comune un 4a per avere un a meno 3b. Qui invece cosa faccio? Beh, qui mi accorgo che 9b quadro meno 25 è una differenza fra quadrati, perché 9b quadro è il quadrato di 3b, meno 25 è il quadrato di 5, quindi abbiamo un a meno b, 3b meno 5, che moltiplica 3b più 5, che vedete che non ci ha portato assolutamente a niente. Quindi vedete che mi ha fatto vedere come uno abbandona quella strada per vederne un'altra ancora più facile. Facciamo un raccoglimento parziale, ma questa volta facciamo così, guardate, dividiamolo così e adesso avremo la nostra soluzione, perché 4 a quadro meno 12ab più 9b quadro ci fa pensare allo sviluppo di un 2a meno 3b al quadrato, e questo è un 5 al quadrato, visto come quel raccoglimento parziale di prima non ci è servito a niente. Ricordo che 2a al quadrato è 4 al quadro, meno 3b al quadrato è proprio 9b quadro, il doppio prodotto è meno 3 per 2 per 2 meno 12ab. Questa che cos'è? Questa è una differenza fra quadrati, scrivibile come 2a meno 3b meno 5 per 2a meno 3b più 5. Vedete come basta fare i tentativi, ci si mette pochi secondi. Sciogliamo le parentesi, abbiamo che 2a meno 3b meno 5, trasformando le quadre in tonde, per 2a meno 3b più 5 è la scomposizione che stavamo cercando. Andiamo avanti con un'altra. Tutte scomposizioni tratte, lo ricordo, dal testo Leonardo Sasso. Andiamo a fare questa, 8a elevato alla quarta meno 27. Quante volte avremmo visto questa? Che cos'è questa? Meno 27a, evidentemente, ho copiato male. Subito un raccoglimento a fattore comune di a per avere 8a al cubo meno 27. 8a al cubo meno 27, 8 al cubo, 8a al cubo è 2a, è il cubo di 2a, meno 27 è il cubo, 27 è il cubo di 3. Abbiamo quindi una differenza di cubi, scrivibile come a che moltiplica 2a meno 3 per il falso quadrato, che è facile. Scriviamo il quadrato di 2a, scriviamo il quadrato di meno 9, cambiamo segno, non mettiamo il doppio prodotto, più 6a, a che moltiplica 2a meno 3 che moltiplica 4a quadro più 6a più 9 è la scomposizione che cercavamo, facilissima. Andiamo avanti, vediamo questa. Qui abbiamo un a alla quarta meno a elevato al quadrato meno 20a meno 100, questa non ci è assolutamente nuova. Cosa dobbiamo fare qua? Dunque, solito quadrinomio. Allora, direi che la cosa migliore da fare qui è certamente provare a effettuare un opportuno raccoglimento parziale. Vediamo però come. Dunque, presterei molta attenzione a questo fatto qua, perché anche qui uno potrebbe dire, vedete, io cosa faccio qui? Se divido questi due, divido questo così e questo così, no?
Quindi avrei A al quadrato che moltiplica A al quadrato meno 1, raccolto 1 al quadrato. Qui cosa faccio? Posso raccogliere certamente un... Vedete che già non tornano, non, vedete che già non torna il discorso coi senni, perché vedete che i senni non tornano, perché abbiamo questo segno negativo, quindi non tornano così le cose, no, direi proprio di no. Quindi non è, evidentemente, almeno non c'è da effettuare un raccoglimento di tipo parziale di questo tipo. Ma nuovamente attenzione, dividiamolo così: somma di questo monomio per più questi tre. Allora controlliamo: a alla quarta la possiamo scrivere come a al quadrato tutto al quadrato. Cambiamo i segni qua, raccogliamo un meno, abbiamo un meno a al quadrato più 20a più 100. Che cos'è a quadro più 20a più 100? Beh, a quadro più 20a più 100 è a quadro è il quadrato di a, 100 è il quadrato di 10, 20a è il doppio prodotto tra 10 e a. Quindi questo non è altro che un a al quadrato tutto al quadrato meno a più 10 tutto al quadrato, che è, vedete, una differenza, udite udite, di quadrati. Scrivibile come a meno a più 10, a meno b, per a più b, a quadro evidentemente, per a quadro più b. Ricordo che il nostro a è a quadro, il nostro b è a più 10, a meno b a quadro meno b che è a più 10 per a quadro più b che è a quadro più a più 10. Sciogliamo le parentesi e abbiamo a al quadrato meno a più 10 per a al quadrato più a più 10. Questa è la scomposizione ideale che cercavamo. Proseguiamo con le scomposizioni tratte dal libro testo di scuola scolastico Leonardo Sasso, Nuova Matematica Colore, Petrini Editore. Leggiamo questa: a alla quinta più a alla quarta b meno a elevato al cubo meno a quadro b. Raccoglimento. Come al solito seguiamo la scaletta. Prima cosa, raccoglimento a fattore comune di a quadro, certamente, che moltiplica a al cubo più a quadro b meno a meno b. Dunque, esaminiamo il polinomio dentro la parentesi tonda. A questo punto qua dentro farei una divisione di questo polinomio in due polinomi e applicherei quindi un ulteriore raccoglimento parziale, ovvero qui aprirei una bella parentesi quadra e raccoglierei nel primo binomio di terzo grado che ho segnato a quadro, in modo tale da avere a più b, nel secondo un meno 1 che moltiplica un a più b. Allora vedete che lasciando a quadro fuori raccoglierei un a più b a fattore comune e poi per scrivere la rimanenza, che è costituita dalla differenza a quadro meno 1, che è certamente una differenza di quadrati, scrivibile come a meno 1 per a più 1. Sciogliendo, trasformando la quadra in tonda, otteniamo che quindi la scomposizione corretta sarà a quadro, sicuramente per a più b, certamente che moltiplica a meno 1 per a più 1. Oh, sopra di questo ce n'è un altro che ho saltato, ma facciamo adesso, ed è questo: x alla settima meno 2x alla quinta più x al cubo. Naturalmente anche qui, prima di tutto, raccoglimento a fattore comune normale di x al cubo per avere un x alla quarta meno 2x al quadrato più 1, che riconosciamo essere come lo sviluppo del quadrato di un binomio. In particolare, con quel meno, è lo sviluppo di x quadro meno 1 al quadrato. X quadro meno 1 al quadrato lo possiamo scrivere come x quadro meno 1 per x quadro meno 1. Quindi, visto che questo lo possiamo scrivere come x cubo che moltiplica x quadro meno 1, visto che x quadro meno 1 è a sua volta una differenza di quadrati, scrivibile come x meno 1 per x meno 1 per x più 1, questo lo potremmo scrivere come x meno 1 per x più 1 tutto al quadrato, che a sua volta si può scrivere come x meno 1 al quadrato per x più 1 al quadrato. Ed è questa la scomposizione che vogliamo, cioè x cubo che moltiplica x meno 1 al quadrato per x più 1 tutto al quadrato. Questa è la nostra scomposizione. Passiamo avanti col terzo esercizio che vado a proporre, ed è questo. Qui abbiamo un a alla quinta meno a al cubo
più 8a al quadrato meno 8. Beh, direi che sicuramente si può operare un raccoglimento parziale dividendo il polinomio nella somma di due binomi. Nel primo possiamo raccogliere un a al cubo a fattore comune, in modo tale da avere un a quadro meno 1, nel secondo un 8, ancora in modo da avere 8 che moltiplica a quadro meno 1. A questo punto quadro meno 1 e quadro meno 1 sono comuni, li raccogliamo a fattore comune e scriviamo a quadro meno 1 che moltiplica la rimanenza che è a cubo meno 8. Entrambi i binomi che abbiamo scritto, fattori, non sono irriducibili, ma sono scomponibili. Questa è una differenza di quadrati, questa è una differenza di cubi. Quindi avremo a quadro meno 1 e a meno 1 per a più 1. A cubo meno 8, visto che a cubo è il cubo di a, 8 è il cubo di 2, scriveremo come a meno 2 per il falso quadrato. A al quadrato più 2a più 4. E allora a meno 1 per a più 1, per a meno 2, per a quadro più 2a più 4, è la composizione che cercavamo. Riprendiamo con le nostre scomposizioni e vediamo questa: 0,04 di t alla quinta più 0,12 di t alla quarta più 0,09 di t elevato al cubo. Questo è un 3, eh? Bene, come accade spesso in questi casi, quando abbiamo i numeri decimali abbiamo più strade da seguire. O trasformiamo, scriviamo questo come un 4 centesimi, questo come un 12 centesimi e questo come un 9 centesimi, ma in realtà io, visto che in prima superiore si fa la notazione scientifica, spesso vi ho fatto vedere come è conveniente utilizzare la notazione scientifica, cioè scrivere 0,04 è un 4 per 10 alla meno 2 di t alla quinta. 0,12 lo possiamo scrivere come un 12 per 10 alla meno 2 o anche 1,2 per 10 alla meno 1, no? Tutto naturalmente che moltiplica t alla quarta. 0,09 lo possiamo scrivere come 9 per 10 alla meno 2. Queste sono cose che si fanno, li fanno tutti, sono in programma nella prima liceo scientifico, quindi la notazione scientifica è importante. Alternativamente, ripeto, bastava scrivere quello come 4 centesimi, 12 centesimi, 9 centesimi. In effetti vedete come ci accorgiamo che possiamo raccogliere a fattore comune un 10 alla meno 2 di t cubo, in modo tale da avere un 4t elevato al quadrato più un 12t più 9. 4t quadro più 12t più 9 è lo sviluppo del quadrato di un binomio, in quanto 4t quadro è il quadrato di 2t, 9 è il quadrato di 3. Se andiamo a fare il doppio prodotto otteniamo proprio 12t. 2t per 3 è 6t, per 2 12t. E quindi a questo punto 10 alla meno 2 è un centesimo, vedete che poi torna, t elevato al cubo che moltiplica che cosa? 2t più 3, tutto al quadrato. Ed ecco la nostra scomposizione. Alternativamente, ripeto, bastava scrivere in forma di frazione quei numeri decimali e avevamo ottenuto lo stesso identico risultato. Chiedo scusa, leggiamo adesso questo, che è una tipica notazione tipica di questo libro. 3 elevato meno 2 di x alla quarta meno 0,6 se è periodico di x cubo più x quadro uguale. Prima cosa, cercare di modificare quei coefficienti davanti all'x quarto e all'x cubo. Allora, 3 alla meno 2 è 1 su 3 alla 2 di x quarto meno, dunque 0,6 periodico è un meno 6 diviso 9. Tanti 9 quanti sono i periodi? Tanti 0 quanti sono gli antiperiodi, ma qui non ce ne sono di antiperiodi. Tutto per x cubo più x quadro. Poi abbiamo che 1 su 3 al quadrato lo possiamo scrivere come un nono di x quarto. Qui abbiamo un 6 noni, lo lascerei come 6 noni di x cubo, e anziché scrivere x quadro lo scriverei questo come 9 noni di x quadro. Come spesso vi ho spiegato, è bene ridurre tutto quanto allo stesso, a un unico denominatore. Tra 1 meno 6 e 9 il massimo divisore è 1, ma il denominatore tra 9 e 9 è 9 e 9, quindi posso raccogliere come coefficiente un nono e come vedete lettera sicuramente un x al quadrato, avendo un x quadro rimanente meno 6 noni diviso 6 noni di x quadro di x cubo, chiedo scusa, diviso meno 6 noni diviso un nono è meno 6 diviso 1, quindi meno 6 x cubo su x quadro è x, quindi meno 6x. 9 noni diviso un nono e 9 diviso 1 9, x quadro su x quadro è un 9. E allora questo qui lo conosciamo, x quadro è il quadrato di x, 9 è il quadrato di 3, se
ma anche di meno 3, x per meno 3 è meno 3x, per 2 del doppio prodotto, proprio meno 6x. E quindi abbiamo che questo è scomponibile in infine in un nono x quadro che moltiplica x meno 3 tutto al quadrato. Ed eccola qui la nostra scomposizione. Direi di farne ancora un altro. (4x) elevato 3n meno 12x elevato 2n più 9x elevato n. Vi ricordo che x alla 3n è scrivibile come x alla n tutto al cubo, x alla 2n è scrivibile come x alla n tutto quanto al quadrato per la regola della potenza di potenza, quindi qui sicuramente possiamo raccogliere a fattore comune un x alla n per scrivere un 4x elevato 2n meno 12x alla n più 9. E naturalmente questo termine fra parentesi è un trinomio, è lo sviluppo del quadrato di un binomio. Infatti, lasciando x alla n davanti, 4x alla 2n è un 2x alla n, è il quadrato di 2x alla n, così come questo meno ci fa capire che 9 è il quadrato di meno 3. Andiamo a fare la prova: se moltiplichiamo 2x alla n per meno 3, otteniamo meno 6x alla n per 2 del doppio prodotto, meno 12x alla n. Quindi la scomposizione corretta sarà x alla n che moltiplica 2x alla n meno 3, tutto quanto elevato al quadrato. Chiudiamo con gli ultimi due esercizi di questo video. Leggiamo il primo. X alla 4n più 2 per y alla n meno x al quadrato per y alla 3n. Quando abbiamo degli esponenti interi positivi, questo tipo qua l'abbiamo visto tante volte, e abbiamo delle somme, intanto conviene scrivere questo come facciamo in modo che non ci siano più le somme, quindi scriviamo per la proprietà delle potenze inversa, quindi dissociando quella somma all'esponente, come x alla 4n più 2 lo possiamo scrivere come x alla 4n per x alla 2 per x al quadrato, tutto naturalmente per y alla n che già era nel testo, meno x al quadrato per y elevato 3n. Bene, a questo punto notiamo come qui ci sia la possibilità senza dubbio di raccogliere a fattore comune un y alla n che tra y alla n e y alla 3n è il massimo condivisore, è un x al quadrato, quindi raccogliamo un x quadro y alla n e apriamo la parentesi. Abbiamo che x alla 4n evidentemente rimane. Qui non ci sono più x quadro y n che abbiamo raccolto, qui rimane un meno, evidentemente, y alla 2n. A questo punto abbiamo che 4n è un 2n per 2, 2n è un 2 per n, quindi stiamo attenti come questo lo possiamo scrivere come x quadro per y alla n che moltiplica. Questo non è altro che un x alla 2n al quadrato meno un y alla n al quadrato, vale, lo ricordo, la regola della potenza di potenza. E questa è una differenza di quadrati, quindi è scomponibile. Allora, x quadro y alla n lo lasciamo davanti, trasformiamo la quadra in tonda e scriviamo x alla 2n meno y alla n, a meno b, dove a vale x alla 2n, b vale y alla n, per a più b, ovvero per x alla 2n più y alla n. Ed ecco la nostra scomposizione che, ripeto, essere x, è x quadro y alla n che moltiplica x alla 2n meno y alla n che moltiplica x alla 2n più y alla n. Vediamo l'ultima. Praticamente ve le ho fatte, chiunque abbia il libro davanti, le ho fatte praticamente tutte, scartandone solamente due o tre, veramente per anche motivo di rispetto nei confronti di chi ha scritto questo libro. X alla 4n più 2 meno x elevato n più 5. Nuovamente, somme nei due esponenti le dissociamo, lo scriviamo come x elevato 4n per un x elevato al quadrato meno x elevato n per un x elevato alla quinta, uguale. Cosa possiamo raccogliere? Beh, certamente possiamo raccogliere un x elevato tra x alla 4n e x alla n, abbiamo che il massimo condivisore è x alla n, ricordo che x alla 4n è un x alla n alla quarta, tra x quadro e x quinto raccoglierei un x quadro. Aprirei la parentesi e scriverei x alla 4n diviso x alla n è un x alla 4n meno n, quindi un x alla 3n, per 1 perché x quadro su x quadro diviene 1, meno x alla n diviso x alla n è 1, x quinto su x quadro è x alla 5 meno 2 x cubo. Bene, molto simile a quello di prima, con la differenza che qui abbiamo una differenza di cubi, perché questo lo possiamo scrivere come x alla n per x al quadrato che moltiplica aperta quadra un x alla n al cubo meno un x elevato al cubo, che dove a è il nostro x alla n, b è il nostro x, a cubo meno b cubo. Differenza di cubi, che ricordo si può scrivere come differenza fra le rispettive basi, quindi x alla n per x al quadrato, che moltiplica x alla n meno x per falso quadrato, quindi x alla n al quadrato, quindi x alla 2n, più x,
x alla n, che poi scriviamo meglio, più x al quadrato. Andiamo a mettere le cose a posto e scriveremo quindi il nostro risultato. Qui riscriviamo ancora x alla n per x al quadrato, lo riscriviamo come x elevato n più 2, che moltiplica x alla n meno x, va bene così, che moltiplica evidentemente il falso quadrato che scriviamo come x alla 2n, qui si può sommare 1 più n, quindi x elevato alla n più 1 più x quadro. E dunque la nostra scomposizione finale sarà x alla n più 2 per x alla n meno x per x alla 2n più x alla n più 1 più x al quadrato. Questo conclude il cerchio sul nostro video. A partire dal prossimo video, non perdetelo, parleremo della scomposizione attraverso l'utilizzo del cosiddetto trinomio notevole, detto anche trinomio caratteristico, detto anche trinomio particolare, ax quadro più bx più c, e poi parleremo in seguito della regola di Ruffini. Andiamo a quindi dal prossimo video partire con questo argomento. Ciao a tutti, ci vediamo subito dopo.